Ciao a tutti, finalmente dopo mille mille peripezie riesco a girare questo video e oggi vi voglio parlare delle nuove tinte Astra, le Hypnotize Liquid Lipstick. Io ne ho acquistate tre, vi avevo fatto vedere una preview, chiamiamola così, su Instagram e credo anche su Facebook e in tante mi avete chiesto informazioni. Io avevo già fatto due video riguardo queste, ma la luce era pessima e quindi ho deciso di aspettare di farne uno con una luce decente. E come appunto dicevo, ne ho presa più di una, ne ho prese tre, con due finish diversi. Ne ho prese due matte, che sono queste qui, e una ad effetto satinato, si chiama satin. E non devono essere uscite da tanto. Io avevo visto qualcosa online, credo su Facebook o su Instagram, insomma, avevo visto qualche ragazza che aveva postato delle foto e ne aveva parlato e tutte le opinioni erano davvero positive, quindi ho scelto di acquistarne tre, per provarle e parlarvene. Non ce le ho da tantissimo, non le ho provate tantissimo, quindi diciamo che questo video è un po' prime impressioni e swatch che vi mostrerò alla fine. Vedrete insomma l'applicazione sulle labbra di tutti e tre i colori. Come sapete, Astra è un brand italiano che però non si trova tantissimo in giro. E si trova principalmente nei negozi cinesi o tutto un euro, eccetera, eccetera. Ma come vi dico sempre, non fatevi spaventare da questo perché appunto i prodotti Astra sono davvero molto, molto validi, molto buoni. Io ne ho provati vari e mi sono sempre trovata bene. Alcuni sono più validi, altri meno, come per tutto, però insomma. Astra è davvero un brand da tenere d'occhio per certi versi e spesso fanno dei prodotti molto molto interessanti. Mi ricordo gli ombrettini in crema davvero super fantastici che ahimè non fanno più. Gli ombretti non sono male, le matite, i prodotti per il viso, insomma io ho provato alcune cose e mi sono trovata davvero bene. Come vi dicevo appunto ci sono due finish, quindi in totale ci saranno una decina di colorazioni, forse 12, 6 matte e 6 satinate. Io ho preso tre colori davvero molto molto classici, anche se vedrò se acquistare il colore più scuro matte, perché appunto è un bel viola scuro se non ricordo male. Appunto perché volevo provarlo e vedere come si comporta sulle labbra, la stesura, eccetera, eccetera. Come sapete, le tinte scure non sono sempre semplici da applicare perché appunto i colori scuri non sono facili, spesso non sono uniformi, non sono proprio semplici appunto da stendere, semplici, sì, semplici da stendere e volevo vedere appunto come si comporta quella lì rispetto magari ad altre che ho provato. Questi tre sono colori molto classici, sono rimasto sul nude e sul rosa, come vedete qui. Ho preso la numero 1 e la numero 2 della versione matte. La numero 1 è questo marroncino nude. E invece la numero 2 è quella che indosso, è questo rosa antico, diciamo, molto 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 carino. E poi invece della versione satinata ho preso la numero 6, questo rosa qui, che una volta applicato e asciugato ha un'iridescenza sul lilla. Non me ne ero accorta appena preso, l'ho visto quando sono andata ad applicarlo e devo dire che l'effetto è davvero molto carino. Hanno un costo medio-basso, io le ho pagate 4,50 euro l'una, non c'è scritto purtroppo quanto prodotto contiene e il pack è davvero carino. Come vedete, quelli in versione matte hanno sia il tappo sia il contenitore opaco, invece quella satinata ha tappo e contenitore lucido.
Sono piccine e molto comode da trasportare anche, e comunque però sono abbastanza cicciotte. E come potete intuire, l'applicatore è corto e secondo me è ottima come cosa, perché è più facile l'applicazione. E lo scovolino è classico e come vedete è tagliato obliquo, segue molto bene la linea delle labbra, è abbastanza flessibile e al centro qui dove è tagliato ha come dire un buchetto, chiamiamolo così, che permette di prelevare più colore e stenderlo poi man mano sulle labbra. Vi consiglio comunque di scaricare un po' di prodotto sull'apertura, perché altrimenti ne preleva anche troppa e poi si rischia insomma di sbordare. Sono comunque molto molto facili da applicare, scivolano bene, hanno una buonissima scrivenza e scorrono davvero senza problemi. Come vedete, insomma, sono anche belle coprenti. Questa qui è una sola passata, quindi un solo prelievo di prodotto. E non ho matita, non ho niente, ho passato solo una volta lo scovolino e mi piace molto l'effetto e l'uniformità del colore. Profumano di cioccolato, una cosa che mi piace tantissimo, e soprattutto sono davvero super 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 leggere sulle labbra, non si sentono assolutamente, non appiccicano, forse un pochino, ma nulla di che. E una volta asciutte sono decisamente opache, quelle opache. Quella satinata non è lucida, anche quella ha un effetto leggermente opaco, però appunto presenta un'iridescenza che quelle matte non hanno. E sì, il range di colori non è ampissimo, appunto perché non ce ne sono tante, i colori sono molto molto classici, ci sono i nude, i rosa, i rossi e appunto una più scura, però vanno bene un po' per tutte insomma, e sono per tutti appunto, quindi non ci sono colori pazzi, si adattano a qualsiasi persona, a qualsiasi età e a qualsiasi incarnato. Vi lascio comunque il link al sito se vi può interessare qui sotto, così potete vedere un po' sia i nomi dei vari prodotti, dei vari colori, sia i vari colori presenti oltre a questi qua. Vi lascio adesso all'applicazione e se avete qualche altro dubbio, qualche altra domanda, insomma qualsiasi cosa, lasciatemi un commento qui sotto e io vi risponderò molto molto volentieri. E se vi è piaciuto questo video, se insomma vi ho dato un buon suggerimento e vi interessa il prodotto, mettetemi un like e lasciatemi un commento, e se vi va e non siete iscritti al canale, iscrivetevi, così non vi perdete i prossimi video. Io vi lascio all'applicazione e vi aspetto alla prossima. Ciao! Here we go, ain't nobody better.
Amen.